Il fabbrettissimo è spietatamente cinico, politicamente scorretto, umilmente arrogante e incoerentemente deciso. Rifugio per appassionati di calcio senza troppe pretese teoriche. È come una pisciata in doccia, sporca, sbagliata, ma dannatamente piacevole. E se per qualche motivo non doveste trovarvi in accordo con ciò che viene detto, me ne sbatto il... Molto bene. Sigla! Molto bene, molto bene. Come promesso, abbiamo portato l'ospite, l'avevamo detto e l'abbiamo fatto. Ciao a Siamo tutti. Qui con Thomas Vettorel, 21 anni, portiere della Carrarese in prestito da Frosinone. 1,93 m, infatti a me e a te prima ci guardava un po' da sotto. Buonasera, buonasera. Siamo qui purtroppo anche con Vange, l'abbiamo portato... Purtroppo ci sono questa sera. L'abbiamo portato un po' in supporto, anche il tecnico qua dietro, buonasera. E niente, Thomas, benvenuto. Grazie mille a tutti e due. Sono contento di averti qui, anche perché comunque... Siamo amici, abbiamo avuto modo di conoscerci, certo, negli ultimi mesi. Sono venuto super volentieri, sono venuto. Bene, bene, mi fa molto piacere. E, ma io, si potrebbe partire con tante domande, come ti sei avvicinato al calcio, tutte queste cose qua, però abbiamo detto prima che non è che abbia tanto senso partire da queste cose. È la prima volta intanto che fai un'intervista ma così. Di questo genere, diciamo un podcast così, sì. Perché io ho visto una tua intervista fatta a Frosinone appena arrivato, in cui dicevamo appunto tante domande. Più conferenza, diciamo, questa è un po' più esatto, conferenza. Sì. Qualche articolo scritto anche. Sì, beh, sul giornale, diciamo, è più capito telefono, comunque domande che non vengono con la videocamera, comunque, certo. Poi comunque quelli scrivono sempre... Qui siamo un po' più ignoranti. Una cosa sola, queste sedie qui, quanto scomode sono, oddio. Come vedete abbiamo infatti... Mortacci. Queste sedie bellissime da campeggio, abbiamo messo tutto molto preparato molto bene, devo dire. Però io direi di cominciare. Direi di sì. E io mi sono scritto le domande e la prima domanda che ti farei è: come stai? Sei emozionato? Guarda, per stare bene sto bene. Poi sai, emozionato nel senso, mi fa molto piacere essere qui con voi. Più che emozionato sono felice, dai. Fa parte di emozioni positive. Fa parte della vita. Arrivi da una partita sabato non felicissima, peccato nel momento. Non ti abbiamo portato particolare fortuna, c'è stato quel rosso lì. Noi siamo anche noi per quel rosso lì, però di solito si versa. Hai cominciato la tua carriera al Cittadella, sì, diciamo a livello più importante. Più, esatto. E quanto sei stato a Cittadella? Guarda, io sono arrivato lì che ero in... forse prima media. Sì, ho fatto tutta la trafila, ho fatto dai Pulcini fino a finire in prima squadra, ho fatto un anno e mezzo in prima squadra, sì, e poi ho intrapreso altre strade che... Com'è il settore giovanile Cittadella? Esatto. Ma ti dico, per la società che è a livello di prima squadra, come impatto negli ultimi anni, potrebbero fare veramente molto meglio, nel senso che potrebbero curarlo di più. Potrebbero curarlo di più perché... A livello, cioè se uno pensa a prima squadra di Cittadella, dice settore giovanile, insomma sai, un po' di solito è uguagliato. Invece secondo me c'è tanta differenza tra prima squadra e settore giovanile. Nonostante comunque più di qualche talento sia venuto fuori. Sì, Busellato, Varnier, vogliamo parlare di Dio? Tipo Dio? Vogliamo parlare di Dio? Era settore giovanile, no, Cittadella. Lui però, era arrivato da Lentella, lui. Infatti. Però da lì ci è arrivato, da lì ce l'hanno scaricato. Da Cittadella ti sei un po' mosso tra Savona, Piacenza... Sì, prima esperienza l'ho fatta a Prosesto. Prosesto in Serie D, fatto fino a dicembre perché poi ho fatto un infortunio un po' molto brutto.
un po' molto molto brutto al gomito e mi sono operato, sono tornato a Cittadella. Ah, fatto una cooperazione, non so. Sì, sono tornato a Cittadella e l'anno dopo sono tornato in Serie D a Savona, che era retrocesso dalla Serie C l'anno prima. Da Savona a Piacenza? Da Savona a Piacenza, Piacenza-Frosinone, quest'anno a Carrara. A Piacenza hai avuto qualcosa che non andava, qualche esperienza della società? No, non entro in merito perché non entro in merito. Purtroppo ho subito anche lì un infortunio fastidioso, mm-hmm. perché poi alla fine finché non mi sono infortunato ho sempre giocato, no? Poi con l'infortunio, con la storia che comunque non eravamo messi troppo bene in classifica, hanno fatto delle scelte che poi, non posso entrare in merito. Tu sei arrivato lì con quali pretese? Io sono arrivato lì con le pretese che ho dimostrato di aver chiesto, ovvero di giocare. Ho sempre giocato, ho giocato come al meglio delle mie possibilità, poi ho avuto un po' di sfortuna, poi è arrivata per fortuna... Sì, diciamo che... L'errore alla fine lo ha commesso Piacenza, perché sei venuto a vederti poi Frosinone, ti ha preso il Frosinone. Sì, sì, certo, ma io ti ripeto, non entro in merito, sai, calcio è fatto in tanti modi, no? Infatti. Quindi poi io non posso né sbilanciarmi né quello che è successo è passato, no? Certo. Quindi pensiamo adesso pensi alla Carrarese, esatto. Al presente. Sei passato al Frosinone e ti hanno allenato due personaggi importanti come Nesta e Grosso. Com'è stato essere allenati? Com'è stato essere anche solo a stretto contatto con due campioni del genere? Guarda, ti dico, cioè, sinceramente, perché poi io a Frosinone ero arrivato, non ero neanche arrivato a Frosinone, ero andato direttamente a Pisa, mm-hmm. perché loro giocavano a Pisa quella partita. Ah, sei andato direttamente a Pisa? Sì, esatto, loro si allenavano alla Coni, mi sembra che avevano il turno infrasettimanale. E mi ricordo sì che al tempo c'era Nesta appena arrivato io. Averlo davanti così, sapere che è stato uno dei migliori terzi, cioè dei migliori difensori. Poi da giocare dove voleva, emozionante. Poi comunque sai, ti allena, un po' ti ci abitui, no? Stare insieme. Certo. Però sei sempre un'emozione. Quello è il bello, quello è il bello. Quello è il bello. Poi di Grosso dicevamo una cosa che ha... Questo sorrisino quel sorrisino dal 2006 che non gli toglierà nessuno, perché chiunque trovi Grosso in giro gli dice tu sei Fabio Grosso, ci hai fatto vincere un mondiale nel 2006. Anche lui è molto emozionante. In carità, io avevo 9 anni, tu ne avevi 11. 12 e tu ne avevi 6, eravamo tutti molto piccoli, però io... Impossibile non ricordarselo nella mente, una cosa del genere. Quante volte ti sei guardato il gol con la Germania? Con la Germania. Parlavo della tua intervista a Frosinone. Quanto è bello avere tutti quegli sponsor dietro. Ti fa un po' più che è gratificante alla fine, no? È anche un po' gratificante perché è bello. Poi sai, è una conferenza vera, capito? Certo. Cioè, una conferenza comunque che... Sai, ti fa le domande la Gazzetta, comunque è molto un assaggio bello di quel calcio che vedi in televisione. Un calcio vero, diciamo. Che è una di quelle cose che magari non è appunto entrare in campo, che però ti, esatto. ti appassionano. Nel calcio di oggi c'è una fondamentale nuova che è la costruzione dal basso. Tutti parlano di costruzione dal basso. Come ti senti con ste fette qua? Io, Marco, con le marche... No, dai, di solito si dice che col piede piccolo si calcia meglio, no? Sì, allora... Però ti dico, non me la cavo neanche male. Anzi, posso dirti, mi piace. Sì? Mi piace anche comunque la stessa Piacenza, Frosinone, sai... Poi più sali, più ti hanno delle richieste delle da te, no? Delle pretese, certo. Delle pretese. Però mi sono sempre trovato bene, sono d'accordo con... Cioè, nel senso, la costruzione da basso mi piace, quindi... Il portiere del futuro adesso deve essere bravo con i piedi. Ho visto anche sabato che gli piace usare i piedi. Esatto. Visto anche sabato. Esatto. Hai mai fatto gol? No. Mai fatto gol? No, anzi, a Modena, proprio quest'anno, sono salito, sai, l'ultimo che c'è. Sì. Sono salito, ho battuto male l'angolo, gol 2-0. No! Sì, allora ho detto no, non salgo più. Incredibile. Capitolo Carrarese. Sei arrivato a Carrara e com'è intanto? No, beh, scelta condivisa comunque con chi mi segue, con chi mi dà una mano ogni giorno, quindi io sono veramente felice lì, cioè, se sono proprio sincero sono felice. Mi racconti la giornata tipo?
quando hai gli allenamenti, no, oggi no, è chiaro, tipo, questo qua prima fa, sì, la giornata tipo oggi ci siamo stati a bevere il caffè, non credo che sia sempre così. No, no, ho capito cosa intendi. No, alla fine sai, è un po' una routine, no? Alla fine, beh, alla fine è un lavoro, no? Perché capito, cioè magari quello che si alza alle 7 fa 8 ore e magari mangia la sera, il giorno dopo lo deve rifare. Noi uguale, capito? Noi abbiamo gli allenamenti, magari se c'è il pomeriggio abbiamo la possibilità di dormire, non lo so, di io di più, solito certo, alle 9, 9 e mezza mi sveglio, capito? Non è che voglio fare dormire fino a mezzogiorno. Certo, certo, certo. Fai colazione, stai lì, poi io sono un bel appassionato di PlayStation. Bene. Quindi diciamo. Ma neanche tanto calcio, FIFA, tu no, sei più. Io COD, io Warzone, sì. Cose qua. Sì. Cazzo. Infatti dicevo pure mai me scherzando, mo apro un canale Twitch, capito? Certo. No, perché proprio mi piace, capito? Mi piace proprio giocare, infatti al mattino non gioco quasi mai, ti devo dire la verità. Pranzo, andiamo allenamento. E poi pomeriggio, sai, mangi così, fai due chiacchiere, bevi il caffè, sali in casa e vai a casa tua e magari a volte sai, trovo a fare merenda così, oppure gioco alla PlayStation. Quelle sono le cose. Una routine, certo, non è che puoi fare. Certo. Molto. Poi in inverno lì scandita. Un bel problema perché. Sì, no. Sì, d'estate sai, magari comunque c'è il mare, in inverno è un po'. Abbastanza smorta. Da, come da tutte le parti di sì, mare. appunto. Ma ho visto un tuo video di dove pari un rigore. Sì. Però l'attaccante ha detto che andavi dall'altra parte. Quello si chiama personalità. Personalità. Diciamo che. Un trucchetto, personalità. No, poi comunque alla fine l'ho pagato a Pompetti, si chiama, Pescara, no? Che tra l'altro è un grande giocatore, lo saluto. Grande Pompetti. Sì, perché praticamente, sai, comunque durante la settimana tu ti prepari un po', no? Col tuo reparto dei portieri, ti manda i video. Lui aveva sempre incrociato. Ah, di tutti i giocatori? No, dei rigoristi, capito? Dei rigoristi, c'era sì, lui, scusami. C'erano altri due. Comunque, capito, noi li studiamo un po', capito? Non è io che sapevo che anche in Lega Pro ci fosse lo studio del rigorista. Ma dipende, sai. Beh, sì, ci sta. Non lo sapevo ci sta, c'è chi non lo fa, però io sono sempre stato abituato a farlo, capito? Ma poi comunque. Posso chiederti? Io ti chiedo, allora, se vi mostrano un video, cioè ti mostrano un sì, video, dove questo calcia su 10 rigori, ne ha calciati 10 a destra, incrociati. Sì. Sì. Cosa stracazzo fai se ti tira no, il rigore? Per dirti, Pompetti era, cioè, è un giocatore che ne ho visti, ne aveva calciati molti a incrociare, poi comunque. Non è che tu, cioè, su 10 rigori di solito uno comunque lo cambi, no? Ok, ti faccio un esempio. Lui ne aveva calciati sì, molto a incrociare, no? E io, dato che comunque cioè alla fine la personalità è un po' il mio punto forte, diciamo, ok? Perché sono un po' così estroso, sono un po' no, arrogante al punto giusto. Scallerino ecco, anche. Capito? Sì, ma ci sta. Perché comunque mi faccio un po' coinvolgere nella certo, partita, certo, no? Certo. Capito? Vai lì e cerchi di invogliarlo a calciare dove l'ha sempre calciato, capito? E io sono andato lì dicendogli, vabbè, uno lo cambierà, hai capito? L'ho un po' intimidito, no? E infatti poi gli ho detto, guarda che io resto centrale, poi uno lo dovrei cambiare prima o poi. Però, giustamente. Poi ho detto, vado di qua dove vuoi tirarlo di solito. Bravo. E invece esatto, te l'ha tirato. No, io gli ho detto, guarda che vado di lì dove non aveva mai calciato. Ah, cioè, dove non aveva mai calciato, ok. E invece poi, si vede, lui comunque si è fatto un, non so. Ti avrà un po' sfidato anche comunque. Sì, anche beh, lui, poi lui è un qua, grandissimo giocatore. Lui è 2000 come me, fortissimo davvero, quindi la personalità non mi manca neanche a lui sicuramente. E infatti ha voluto. Però, infatti ha voluto calciare dove assieme a me, però l'ho preso. Dai. Ho visto Immobile che l'ha fatto. No, infatti, grande che l'hai preso. Ho visto Immobile che era contro Locomotive. Settimana scorsa con Locomotive Mosca in Europa League. Due ma settimane. Ma che guardo Lazio. Però ho guardato, mi ha fatto ridere perché il portiere gli fa: guarda, che mi butto di qua. Immobile glielo tira, glielo fa, passa, lo guarda e fa. Hai visto lo trovo? Sì, cioè, poi, è sempre quello il rischio, capito? Sì, è sempre così, è sempre è così. Sempre perché quello poi rischio. Uno ti sfida, capito? Tu fai che ne so, magari lui faceva gol e mi sfotteva. No? Cioè, cazzo, se è anche un rischio, capito? Se te lo scavano, ti incazzi? No, pazzesco. No, per un portiere. No, in allenamento. Cioè, per ora, per fortuna, non me l'aveva mai fatto nessuno. In allenamento, però. Però c'è anche qualche mio amico così in allenamento, anche soprattutto in Cittadella, sai, quando sei piccolo, comunque sì, non sì, ti sì, porta niente, scherzi, rincorrevo per tutto il campo, sì, sì, pazzesco. Beh, come ha fatto forza, poco tempo fa? Bellez, no, Bellez, comunque. Sì, sei incazzato. Con Pinamonti, bravo. Con Pinamonti. Sì, 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 sì.
Diciamo che subirlo pazzesco per un portiere è sempre... Poi diciamo anche momento... quello di Pinamonti era cosa? 3-0. Sì, ha fatto 4. Poteva forse evitarselo. Sì. Però posso dirti, da portiere forse. No, ma dico, Pinamonti personalità anche quella, no? No, e poi quest'anno sta facendo molto bene, quindi... Cioè, comunque per un attaccante fare gol è sempre importante, quindi... Cioè, fare il pallonetto non è mai facile. Ma... Scavare. Su FIFA io riscavo tutti, eh. Io riscavo tutti. Tu sei un bel giocatore di FIFA, eh. Oltre che di biliardo, Oltre che di biliardo. No, io ho la... Come ti ho detto, la fortuna di conoscere il preparatore dei portieri del Genoa, che è Valerio Fiori. L'ho conosciuto ancora molto tempo fa. E quando da piccolo qualche volta non sapevo ancora bene che ruolo mi sarebbe piaciuto fare, alla fine mi sono trovato a fare il ruolo del nulla, perché ovviamente non sto più giocando a calcio, però da piccolo ogni tanto mi veniva in mente anche il portiere, dicevo cazzo, il portiere potrebbe essere un ruolo interessante, e lui mi ha detto non fare il portiere, e tutti i portieri meno male dicono non fare il portiere, quindi devi avere una vena un po' di follia. Diciamo che sai, è quel ruolo che o sei lodato... O se sbagli... Sai, è tutta colpa... Cioè, te, alla fine, si è capito, sei l'ultima persona che... Proprio, cioè, che non che non può deve, fare l'errore. Non deve sbagliare, sì, capito? No, perché l'attaccante sbaglia davanti alla porta e si rimane 0-0. Sì, capito. Sbaglia il portiere, sei 0-1. È sempre... è un'arma a doppio taglio, capito? Può essere lodato come massacrato. Hai sempre fatto il portiere o facevi qualche altro ruolo? No, io... Parte da piccolo, diciamolo, ho sempre sì fatto, dai. Sei partito, sì. Fatto... Ragazzi, c'è un armadio, porco. Comunque c'è una vena di follia per sì fare il portiere, per sì, forza sì, di sì, cose. Sì, sì. Portieri sono, non c'è nessun portiere normale, dai, sì, no, c'è questa leggenda. Io a volte penso, anche quando sono uscite da fare alte, un po' la paura di prendere la testata. Ma quello, cioè, come si può dire, fa o parte... ti lanci proprio così, sereno. Ma, cioè, per come sono fatto io, che comunque, capito, mi faccio proprio coinvolgere dentro la partita, comunque c'ho cattiveria, capito, cattiveria un po' agonistica, certo, cioè, certo. Non cattiveria che prendo a pugni. Sì, sì, uscire con la gamba così. Cioè, mi faccio coinvolgere, quindi... sabato. Bravo. Quindi esco e se c'è qualcuno insomma che si deve far male, insomma, non devo essere io, ecco. Quello è poco. Ma ovviamente, proprio perché il ruolo è molto complicato, è un ruolo molto delicato, sicuramente qualche volta qualche commento negativo. Sì, sì, sì. Io ne ho in mente uno che mi hanno raccontato, e più di qualcuno mi ha detto: chiedi a Thomas come mai sotto il profilo mi sembra di Piacenza mi ho scritto ciao Thomas Papillon. Come se non vai più a far palle. No. Cioè, come mai? Questo commento non l'ho letto, però. Mi è arrivata questa. Cioè, mi è arrivata, poi ti farò parlare anche con chi me l'ha detto, così direi. Fammelo vedere. Falle, fai pensare. No, hai pazienza, uscite sbagliate non l'ho fatto. Comunque. Poi anche un modo per prendere in giro, capito? Cioè, Ma è come la vivi questa cosa qua? No, alla fine. È tutto un discorso. Se tu sei debole di testa, non potrai mai giocare a calcio. Mai giocare mai, a calcio. Mai, perché fa parte del... Cioè, sarà la 20ª volta che lo dico, ma fa parte del gioco. Cioè, se uno ti può massacrare, tu devi capire che è un tifoso, è una persona da fuori. Accetti, però magari non condividi, non lo so, magari è una cosa che è sbagliato. Ci passi sopra, capito? Esatto. Ma ti succede più live dal tifoso che ti manda a fanculo? No, durante la partita proprio non ho ascolto. Non li senti neanche. No. Ma è sui social ogni tanto ti è capitato qualche ma messaggio? Ma diciamo che non sono uno che guarda. Ah, beh, se dici messaggio... Messaggio negativo, ti dico la verità, forse qualcuno, sai, un paio magari, ma non di più. Magari su tutti i post, non sono uno che va a leggere, capito? Sì, cosa scrivono. Non è che me ne frega, sì, capito? Sì, sì. Magari lo questa è stata sempre una cosa che mi ha incuriosito invece, sapere se i calciatori poi effettivamente si vanno a leggere. Cioè, ci sono i malati che lo guardano. Ci sono sì. Tutto. Cioè, perché, non so, io se fossi Brosco non andrei a leggermi quello che hanno scritto su Brosco nelle ultime settimane. E sto Brosco che non mi ricordo. Difensore centrale del Vicenza. Io mi dissocio, ragazzi. No, ci va a creare. Giocatore Razzi non riconosco. Meglio così. Non riconosco. Nel senso, io mi dispiace anche per Brosco, però veramente quando vedo un errore del genere dico
Io, soprattutto per la persona che sono, sono sicuro che andrei a vedermi invece. Chissà che cazzo scrivono questi qua adesso, chissà che cazzo dicono. Io ti dico la verità, no, non più di tanto, cioè, anzi, magari sai, vado a vedere quando magari so che ho fatto bene, capito? Eh beh, certo, certo. Che ti gratifica fatto, un po'. Capito, quando hai fatto male, no, magari già infatti. Sei un po' giù, in più ti esatto. Ti ammazzi, no? Ma come vivresti la staffetta che stanno facendo, per esempio, Donnarumma e Navas? Non so se ti è mai capitato di fare sia il primo, diciamo, che il secondo nella stessa stagione. Una concorrenza, ma sai, alla fine la concorrenza un po' ci deve sempre c'è essere. Sempre, c'è perché sempre. Perché sennò forza. Uno molla, capito? Cioè uno dice, vabbè, tanto gioco io, cioè. No, certo. Però ti dico, lì è più una situazione che, cioè, in due portieri pigliano, quando è piglia 20 milioni di euro. Sì. Cioè, capito? E non lo so perché sono cose, diciamo che forse la concorrenza passa un po' in secondo piano. No, gare, perché alla fine guarda che comunque giocare è sempre importante, cioè è fondamentale, no, importante. Poi se sei giovane come Donnarumma, non è mai bello stare in panchina, dai, uno vuole giocare, dai. Sì. Se sei giovane come Donnarumma, dopo quello che hai fatto devi per forza giocare, ti aspetti di giocare, devi per forza giocare. Diciamo che lui andava anche consapevole del fatto che davanti sì, aveva sì, sì. Beh, un gran signor portiere, no? Stiamo scherzando. In carità, ha fatto una papera anche sabato, papera, insomma, è un po' sfuggito il pallone. E in Serie A che ti piace di portieri? Ah, io sono, adesso non è più Serie A, è il mio idolo da Gollini, tutta la vita. Gollini, è vero, l'avevo anche letto, tutta Gollini la vita, tutta la sì, vita. Sì. Gollo, ma perché proprio come, non soltanto in campo, perché alla fine sei in campo... Ti puoi ispirare a una persona come un'altra, però alla fine se ce l'hai sei tu stesso, non è che certo. Hai capito, non è il modello di riferimento. Io, che ti fa... io mi comparo a lui, sai, come tipo di vestirsi, come carattere, come personalità. Ma l'hai conosciuto? No, non l'ho mai conosciuto. Ah, non l'ho mai conosciuto perché contro. Sarebbe un cioè, più che sarebbe soddisfazione, capito? Vedere comunque chi mi piace. Sì, esatto. Poi lui è 95, non sì, è che sì, sia è... i Neuer, Alisson di turno, fenomeni di qua e di là. Però lui mi piace proprio come lifestyle, diciamo. Dai. Cioè, se ci giochi rapper, tu anche. Ci giocassi wow. Mai contro, gli chiederesti la maglietta. Certo. Subito, maglia del Gollo. Subito appena arrivate allo sì, infatti stadio. I miei procuratori recentemente poi erano stati a Tottenham, no? Sì. E lui, Gollini, ora a Tottenham, ha detto, esatto. Mi devi portare la maglietta, però si stronzano. Sì. Niente da fare. Niente da fare. E adesso vai te la compri. Tra l'altro vive anche lui una situazione un po' di alternanza con Lloris. Diciamo che sono impiegato poco, sì. Cioè, con Lloris. Però magari con Conte adesso, cioè Lloris davanti, ragazzi, sì. migliore al mondo. È uno dei migliori al mondo, sicuramente. Io credo che lui fosse cosciente del fatto che se andava al Tottenham andava per comunque fare la seconda scelta, almeno per un po'. Perché diciamo Lloris che parte così sicuramente. Esatto. Partire davanti Lloris. A Lloris. Non gliela levi mai effettivamente a Lloris. E tifi una squadra di Serie A? No. Non tifi nessuno? Non tifo nessuno perché ti dico, io calcio mi piace più giocarlo che fuori, diciamo che non sono uno da stadio, ecco. Come me, insomma, cioè io non sì. Tifo nessuna squadra, io no. Io guardo il calcio e basta. Non tifo niente. Ah, ma Le stiamo anche dicendo davanti alla telecamera queste cose qua. Maledetto. Triplete. E seconda stella quest'anno. Ma che seconda stella? Il Milan vince quest'anno. Thomas, io concluderei l'intervista chiedendoti qual è il tuo primo obiettivo a breve termine e il tuo più grande obiettivo, il tuo più grande sogno a lungo termine. Allora, primo obiettivo, cioè obiettivo diciamo a fine stagione. L'obiettivo diciamo, a fine dai. Stagione. Ma ti dico, l'obiettivo di fine stagione è innanzitutto concludere bene con la Carrarese, sicuramente la migliore posizione possibile, prendendo meno gol possibili. E poi pensare al futuro, se devo pensare al futuro dopo la Carrarese, dico mi piacerebbe tornare Frosinone. E giocarmi le mie carte a Frosinone, cioè, perché comunque sono stati, diciamo, hanno creduto in me quando comunque avevo appena terminato un infortunio, quindi... Mi piacerebbe molto, diciamo, ripagare la loro fiducia, ecco. Magari anche in ottica promozione. Quello c'è sempre, perché è una società top. Quindi. E andresti a fare il secondo, come ultima domanda, andresti a fare il secondo, anche il terzo, per dirti, in qualche società di Serie A, non lo so, la Salernitana o una società piccola, però, per capire, un Empoli...
No, ma ti dico semplicemente perché sono giovane. Nel senso, in questo momento, ma esatto, di giocare, in questo giocare, momento non giocare. Andrei mai. Non avrebbe senso. Magari, sai, magari secondo in Serie A non lo so, perché poi hai capito, cazzo, dici Serie A, porca che puttana. Cazzo. Poi magari è il momento. Cazzo! Ma è il momento. Il grano. No, però non penso. Non penso. Anzi, se non ci fosse la possibilità di comunque avere una posizione fissa l'anno prossimo, comunque, cioè, vorrei giocare, capito? Avresti voglia giocare. Di... Anche stando magari in Lega Pro. Sì, però vorrei giocare. Almeno questi 4-5 anni voglio... Per forza. No, ti fa onore, secondo me, perché comunque io invece posso dirti, Andrei, dove stanno? Il granero. Yes. E come ultima domanda, appunto, secondo me quella di Ciccio. A cosa era interessato Ciccio? Ah sì, Ciccio mi aveva chiesto se ti vendevi per qualche partita. Cioè, disponibile. Ciccio, mi dispiace, ma niente non da fare. Peccato. Ero convinto che mi avrebbe detto Ciccio. Ma è percorso. Nel percorso. Bene, allora grazie mille a Thomas Vettorel, il primissimo ospite del Fabrettissimo. E restate sintonizzati per il prossimo. E saluta di Natale, non abbiamo detto niente di Natale. Al mister. Saluta il mister. Salutiamo il mister. Ciao mister.